Castriot, in un'intervista post derby con il Rende avevi detto: andando così, facendo così bene, i risultati arriveranno. E in effetti da lì in poi sono arrivati i risultati che già stavano arrivando da due giornate, perché erano due partite consecutive che pareggiavate, e poi sono arrivati anche i successi. Sì, dopo quella partita io ho notato proprio un atteggiamento diverso della squadra, una voglia di prima di non perdere, poi quella partita dovevamo vincerla perché avevamo avuto tante occasioni, però ci è servita poi per ritrovare la strada giusta da percorrere, che stiamo percorrendo e mi auguro di percorrere il più possibile. Questo è il Cosenza, fa enormemente piacere vedere una squadra che è uscita dal tunnel e sta dimostrando il suo vero valore. Sì, siamo contenti tutti di attraversare un periodo così positivo. È stata dura all'inizio passare un momento così, così buio e difficile per noi. Abbiamo cambiato allenatore e nello spogliatoio magari c'erano un po' di problemi, però adesso nessuno vuole tornare in quella situazione lì, quindi dobbiamo continuare su questa strada. A vedere il gruppo da vicino sembra proprio che appena finisce la partita, poi si va nello spogliatoio, poi si ricomincia, c'è voglia di affrontare l'ostacolo ulteriore. Sì, è così. Noi in questo momento c'è tanto entusiasmo, c'è voglia di lavorare, c'è sintonia e dobbiamo continuare così proprio per vivere questi momenti il più a lungo possibile, perché poi quando le cose vanno male, come sono andate male, anche lo spogliatoio si vive in maniera diversa, quindi c'è voglia di fare bene. Questa formula perfetta, questa alchimia positiva, la società sta inserendo degli elementi nuovi, qualcuno ha salutato, sempre per il bene del Cosenza e per migliorare e per ottimizzare la squadra. Sì, ci sono state alcune scelte che la società ha preso, sicuramente per il bene della squadra, perché per il bene della squadra e dei ragazzi che sono andati via, che magari torneranno il prossimo anno. E quindi sono sicuro che si inseriranno bene in questo spogliatoio, anche perché il momento lo permette, siamo in un momento positivo, quindi vedranno uno spogliatoio sereno, diciamo, quindi si ambienteranno in fretta. Il capitano Spavaldo ha detto: se Okereke e Perez passassero le mie parti non toccherebbero palla, però scherzava chiaramente. Sono due elementi che già hanno fatto vedere il loro valore negli ultimi 90 minuti. Sì, l'hanno dimostrato nella prima partita e mi auguro possano continuare così a darci una mano per il resto del campionato. L'importante è avere quella mentalità e continuare tutti con lo stesso obiettivo in testa.